minuti dura? In diretta da Casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo in compagnia di Nicoletta Liguori. Ciao, benvenuta Nicoletta. Grazie. La via del cibo è un romanzo, un insieme, sono tanti racconti in realtà, che poi sono anche autobiografici, e la cosa più bella di questi racconti è che come protagonista hanno proprio il cibo che è alla base proprio della nostra esistenza. Non è mai mancato nella vita di ognuno di noi il cibo. E già da quando proprio si forma l'embrione, no? Già da quando è lì il feto che sta per nascere e crescere, già lì va alimentato in realtà, e quindi anche lì si ciba. E la via del cibo, ti chiedevo prima naturalmente come tu, quando hai deciso realmente di scrivere proprio questo libro? Prima di tutto nasce ovviamente alla base di questa tua grande passione per quello che è l'alimentazione, il cibo, e tutta quella che è la storia che ne deriva, perché voglio dire, poi ogni nostro alimento che noi vediamo quotidianamente, ingeriamo, magari non ci pensiamo, ma tanto dietro. Certo. Anche l'origine che è importante, gli aspetti climatici, sono tante le cose che ci sono alle spalle. Sì. Ed era quello che insomma mi raccontavi anche prima. Quando realmente hai deciso di mettere nero su bianco e scrivere questo romanzo in modo da poter trasmettere anche quella che è la tua conoscenza oltre che la tua passione? Sì, diciamo che ho iniziato forse a scrivere questo libro intorno agli anni 2000 o alla fine del Novecento. Ecco, diciamo che l'ultimo retaggio del Novecento, pensato. Avevo un mese di tempo a disposizione perché non avevo più quasi niente da fare in quel periodo, i miei figli erano cresciuti, non avevano altro da chiedermi in quel periodo, e così ho scritto questo libro. In un mese l'ho scritto, non ci è voluto molto, perché le cose perché che... già sapevi tutto quello che volevi scrivere. Praticamente venivano spontanee. L'ultima parola del racconto precedente costituiva l'argomento del secondo, e così via, fino alla fine. Ti sei occupata anche di agricoltura biodinamica, per cui voglio dire, cioè, ci sono tanti studi alle spalle di questo libro. Certo. L'agricoltura biodinamica è stata una grande passione che io ho iniziato molto da giovanissima negli anni 70, i primi anni 70, e pensate, io sono stata la prima a coltivare la soia con il metodo biodinamico, prima ancora che la soia diventasse transgenica. Io l'avevo già adocchiata come cibo del futuro, però purtroppo ce l'hanno modificata sotto i nostri occhi, purtroppo. E quindi ci vuole, per coltivare la soia nei nostri terreni, ci vuole il rizobium japonicum, che è un azoto fissatore che serve per fissare l'azoto alle radici. È un microorganismo praticamente. E quindi alimentazione non solo, in realtà io vorrei andare un po' indietro e dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando che in realtà, voglio dire, tu sei una grande appassionata ed hai fatto tantissimi studi anche di altro tipo, soprattutto quella che è la medicina cinese, ayurvedica, tibetana, insomma, certo. Sei riuscita veramente ad informarti a tutto tondo di tantissime cose. Ad esempio, parlaci un attimino anche di questa qui che è la medicina cinese, tibetana. Tu mi hai detto, sono stata anche in Siberia. Sì, sono stata in Siberia, ma di recente, nel 2012, a girare un documentario sulla vita dei siberiani, quelli antichi però, non i russi. Le medicine orientali mi hanno molto interessato in tutto il corso della mia vita, perché le trovo molto confacenti alla natura umana. E diciamo che la medicina ayurvedica, per esempio, è una medicina antichissima e tutti hanno come principio la via. In effetti il titolo del libro significa la via del cibo, significa proprio la via, è la traduzione italiana della parola Tao in cinese, in giapponese Do. Quindi praticamente dovevo scrivere il Tao del cibo, in realtà ho scritto, per modestia, ho scritto la via del cibo. Ma perché noi possiamo realizzare veramente la nostra vita, la nostra esistenza, proprio con il cibo. È una delle vie, però il cibo principale della nostra vita è proprio il cibo, quello che mangiamo in effetti, perché ci rende migliori, ci rende peggiori,
ci fa ammalare e ci fa vivere. Assolutamente. E ci può aiutare anche a guarire, no? Ci può aiutare anche a guarire. Infatti, io anni fa insegnavo questa alimentazione fondamentale in una sorta di pseudo università all'inizio degli anni 2000 e c'era un corso che appunto diceva proprio guarire con il cibo, cioè il cibo come medicina, come dice appunto il nostro Ippocrate, dice il cibo sia la vostra medicina, la medicina sia il vostro cibo. Quindi proprio il cibo è sempre alla base di ogni cosa e poi crea unione. Può creare unione, certo. Un incontro, veramente. Infatti, gira tutto intorno al cibo. Il convivio, no? Il cibo è un gioco, no? Gioco in latino significa, viene da Jung, che è anche in collegamento con la parola yoga, no? Yoga, gioco e cibo sono tutt'uno, perché significa unione. Infatti, quando tu prepari il cibo per te stesso, sei un po' triste, ma se lo prepari per qualcun altro, veramente infondi molta energia nel cibo, perché è l'amore che trasfondi nel si cibo. Si sente. Secondo me è una cosa che viene trasmessa. Quando tu prepari da mangiare per qualcuno, io penso che anche quella persona riesca a sentire quella che è l'energia che tu gli vuoi trasmettere. Certo. Assolutamente. Infatti sì. La cosa bella, per esempio, quando entrano in casa tua, e questo l'ho scritto nel libro, è quando le persone arrivano in casa tua e tu stai cucinando e ti dicono che profumino, quello significa che tu stai facendo un cibo molto buono, stai preparando qualcosa di molto buono. E quella è la soddisfazione maggiore. E per l'appunto tu mi dicevi vari racconti che parlano anche un po' di quello che è accaduto a me. Sì. Cioè avvenimenti tuoi personali. Sì, avvenimenti miei personali o che hanno avuto comunque come protagonista attinenza. Il cibo. Allora, ci sono tante cose da dire sul cibo, ma andatelo a leggere, perché il cibo, in questo racconto, il cibo è considerato non alla stregua di qualcosa di dittatoriale, cioè mangiate questo, mangiate quell'altro, questo no, questo sì, no. Noi dobbiamo pensare al cibo come la libertà assoluta, però dobbiamo seguire una sola regola: mangiare il cibo giusto, nel posto giusto e al momento giusto. Nel periodo poi, perché nel momento giusto. Esatto. Che significa? Che dobbiamo mangiare il cibo che cresce la nostra fascia climatica. Esatto. Mangiare il cibo che si può conservare. Per esempio, quello che si può conservare sono i semi. Mm-hmm. E i semi sono alla base della nostra alimentazione. Per esempio, i cereali sono semi. E bisogna mangiarli quanto più possibile integrali, perché la nostra fisiologia, sì, è stata costruita proprio appunto per mangiare i cereali nel corso dei milioni di anni in cui si è affermata la nostra specie umana, no? Sì. Perché abbiamo dei bravissimi e buonissimi molari che servono per tritare i cereali. Sì. Però noi abbiamo anche il fuoco, quindi dobbiamo sottoporre i cereali alla cottura, perché nella cottura noi possiamo avere anche dei vantaggi. Per esempio, il vantaggio è che cuocendoli i cereali, poi masticandoli, mi raccomando, i cereali devono essere integrali, devono essere integri, cioè non devono aver perso nessuna delle loro proprietà, perché nel pericarpo esiste tutto quello che ci serve per la vita, in quanto c'è il germe. Una volta, diciamo, eliminato il pericarpo, il germe è perduto. Se mettiamo un chicco di riso in terra, cresce una pianta. Mm-hmm. Un chicco di riso, 200 chicchi di riso o di grano. Se invece lo facciamo brillare, cioè togliamo, lo facciamo perdere il pericarpo al riso, sì, perde tutte le sue facoltà, perché perde il germe. Noi dobbiamo mangiare, quindi, dei cibi vivi. Non significa che dobbiamo mangiare le cavallette necessariamente. Certo. Io l'ho mangiata una cavalletta, ho mangiato anche le formiche in Australia. Com'era il sapore? Buonissima. Anche la formica del miele ho mangiato anche la larva del mulga, che sa di uova alla coccola, dico in uno dei miei documentari. E sono alimenti che fanno bene? Allora,
i cereali sono la base, qualsiasi, certo, qualsiasi popolo su questo pianeta mangia cereali. È preferibile scegliere quindi un alimento che non sia di origine animale, oppure, voglio dire, entrambi servono in un egual modo? Allora, bisogna mangiare la cosa giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Quindi, se io rispetto qui, anche a quello che se dovevo, io qui nella fascia sì, climatica mediterranea è temperata, devo mangiare che cosa? Cereali, certo, verdure, frutta, e un po' di non carne, il salmone, un po' per di esempio, carne, un po' di non carne, appartiene alla nostra terra. Ecco, non, magari non il salmone lo mangiamo in inverno, perché dobbiamo mangiare al momento giusto. Quindi, se per esempio mangio una banana in estate, mi fa bene, anche se certo, cresce in una fascia climatica diversa dalla mia. Però, se mangio per esempio una banana in Siberia, quando fa freddo, a meno 54 gradi, penso che ci sarà un overdose praticamente, ci sarà un irrigidimento del corpo, è una morte repentina. Quello che invece succede se mangiamo per esempio carne, quando fa molto caldo, mm-hmm, facciamo male, perché è un cibo in decomposizione. Noi dobbiamo favorire sì, la compensazione. Allora bisogna mangiare frutta quando fa caldo. Se noi perfetto, mangiamo una bella banana quando fa caldo, il potassio che contiene sostituisce, diciamo, compensa il fatto che abbiamo perso l'acqua e nel nostro corpo c'è soltanto il sodio. E invece la pasta, che è già comunque un cereale più lavorato? La pasta è un cereale più lavorato, ogni tanto si può mangiare benissimo la pasta, anzi è benissimo, bellissimo. Però quasi alla base potremmo cerchiamo dire, di mangiarla un pochino integrale la pasta, però sì, è preferibile mangiare i cereali interi, perché in questo modo si favorisce la digestione meglio, sì, e c'è una evacuazione più concreta, senza, perché i cereali che sono stati privati del germe e del pericarpo, che cosa fanno? Purtroppo affaticano l'intestino, dove ci sono i microrganismi, gli enzimi che servono per la digestione, e li distruggono, praticamente sottraggono le vitamine dall'intestino, e quindi ci sono quei brutti, le brutte conseguenze, tipo la costipazione, eccetera. Stipsi. E invece un'altra domanda che sicuramente incuriosisce rispetto ovviamente a quello che sono poi i tempi d'oggi. Oggi si parla tanto di prodotti bio, e quindi prendere certo, le verdure bio, prendere tantissime cose bio, perché certo, altrimenti la coltivazione di oggi non è più quella di una volta. In realtà la cosa carina è che se si parla oggi di bio, magari con una persona insomma abbastanza over, che ha vissuto in altri tempi in cui il bio non esisteva semplicemente perché era tutto bio e non bisognava chiamarlo bio. E cosa ne pensi invece a riguardo? Cioè, bisogna stare attenti, essere molto ricercati anche in questo, oppure ok, cioè vado da un buon fruttivendolo che vende le verdure genuine, vanno bene, senza dover per forza ricercare obbligatoriamente il marchio bio. Ma io di questa cosa ho un'idea molto precisa, cioè io credo che, e ho scritto anche un trattato in effetti in senso, credo che tutti noi, a qualunque livello di cultura o a qualunque livello di professionalità, dovremmo occuparci della produzione del cibo fondamentale, perché è necessario che noi ci prendiamo in prima persona la responsabilità di quello che mangiamo. Quindi accusare qualcuno di non essere proprio onesto nel propinarci il bio è anche una nostra stupidità, perché noi per esempio non abbiamo, per esempio, io se vado a coltivarmi, mio figlio per esempio ha un orto sì, a Napoli e coltiva, perché glielo ho trasmesso io questa grande passione. Questa passione. Diciamo che se ci fosse la possibilità per tutti di avere questa capacità di coltivare, di occuparsi di persona della produzione del cibo fondamentale, sarebbe una grande cosa. Ogni volta che ho proposto questo mio progetto, hanno detto sì, interessante, ma nessuno lo vuole attuare. Ognuno, per esempio, sarebbe fantastico. Quindi io, diciamo, sul cibo biologico non metto proprio lingua. Meglio del cibo non biologico, diciamo. Sì. E basta, posso dire altro.
Grazie mille Nicoletta Liguori, io non vedo l'ora di leggere il libro La via del cibo, anche perché per l'appunto è un modo interessante, carino, ma soprattutto anche leggero per riuscire a scoprire qualcosa in più, per riuscire a capirne di più di quello che è il cibo, quello che è alla base della nostra alimentazione e quindi della nostra vita. Quindi sarà sicuramente appassionante ed anche bello di compagnia. Grazie mille Nicoletta. Va bene, grazie. Grazie a voi. Già finito? Sì.